Michele Pirro è il numero 51, eccolo qui inquadrato, e il poleman è anche il leader in classifica della classe Superstock Trofeo Panta, la pole di 1.39.261. Seguono Davide Giuliano, Ilario Dionisi e Stefano Cruciani sulla Ducati. Al via i 40 piloti della Superstock, grandissimo successo qui alla gara di Vallelunga per questa categoria, ricordiamo Trofeo Panta con 40 piloti in pista. Senza problemi Michele Pirro, che viaggia su una spanna superiore assolutamente rispetto agli altri piloti, si porta in testa, seguito da Giuliano, eccolo qua il pilota pugliese del team Lorenzini Baileoni a bordo della sua Yamaha R1. C'è anche Fabrizio Pellizzon, eccolo qui Fabrizio Pellizzon a bordo di una Kawasaki 6, 3, ZX6R, scusate, che prova a insediare i piloti che seguono Michele Pirro. Suzuki 34 per Davide Giuliano, e poi c'è l'altro campano Gino Salvatore che viene su con gran veemenza e si porta a ridosso della Suzuki di Giuliano. Li vedete combattere anche nel tornantino, poi c'è la caduta di Fabrizio Pellizzone in questa circostanza, quindi recupererà pian piano Pellizzone. Taglia il traguardo primo Michele Pirro, in seconda posizione Davide Giuliano e in terza posizione l'avellinese Gino Salvatore sulla sua R1 del temerario team. Sono partito bene e poi niente, ho fatto quello che so fare, la moto anche oggi era perfetta. Non pensavo di fare una gara così, perché comunque pensavo che gli avversari a partire da Giuliano sarebbero stati un po' più tosti, cioè mi avrebbero seguito, però io sono stato sempre concentrato e ho cercato di fare il possibile per vincere questa gara, e che da ieri, dalle prove, ho cercato di sistemare il tutto per farlo. E mentre vediamo le prime tre posizioni della classifica della 1000 Stock Trofeo Panta, andiamo ad ascoltare l'avellinese Gino Salvatore per questo suo bellissimo terzo posto a Vallelunga. Sinceramente ci ho provato dall'inizio alla fine, solo che Giuliano in alcuni punti era più forte, io in alcuni punti ero meno forte, diciamo, dove lui aveva grip e io scivolavo con la moto. Ci ho provato, però alla fine, diciamo, non ho voluto rischiare il tu per tu, perché anche nel curvone il terzo si chiudeva, eccetera. Però lui è stato più bravo, quindi secondo merita al secondo, terzo merita al terzo. Classe 600 super.